Io sono Laura Ferrero, sono antropologa, mi sono formata all'Università di Torino dove ho fatto il mio dottorato in antropologia e ho avuto una borsa di ricerca postdottorato e dove adesso ho l'incarico di una docenza a contratto. I miei interessi di ricerca si muovono tra l'antropologia delle migrazioni e l'antropologia del Medio Oriente e fuori dalla questi interessi incrociano anche ciò che io faccio fuori dall'università, perché fuori dall'università mi occupo di didattica dell'italiano per stranieri in quanto insegno appunto italiano in un CPIA, che è una scuola per adulti stranieri. All'interno del progetto Isole di Convivenza ho dovuto pensare a quale fosse un'isola di convivenza, per così dire, nel mio caso un'isola metaforica di convivenza da indagare, e ho scelto di indagare un contesto che sta nella mia città, che è Torino, e che rappresenta un modello di convivenza perché è un esempio di come in città è stata accolta e una richiesta di in qualche modo di attenzione che arrivava dalla popolazione migrante, che ha espresso attraverso un'occupazione abitativa quella che era una richiesta appunto di attenzione sul tema casa. In questo caso il tema della convivenza non si declina tanto come convivenza interculturale, ma in senso lato come convivenza all'interno di una città, come permettendoci di vedere una città aperta che accoglie in qualche modo le istanze che arrivano dal basso, anche quando queste istanze sono impreviste e imprevedibili, e risponde a questi bisogni creando dei servizi nuovi, delle forme di accoglienza che fino a quel momento non esistevano. Il contesto che ho scelto di indagare, quindi il contesto della mia etnografia, è una casa che oggi ha la denominazione di residenza collettiva transitoria, che si trova a Torino, nella zona nord della città. Questa casa ha una storia particolare perché nel 2014 lo stabile era vuoto. È una casa che fino a qualche anno prima aveva svolto la funzione di residenza per anziani, ma che non svolgeva più questa funzione e da qualche anno era vuota. Nel 2014 un gruppo di migranti di provenienze diverse, alcuni richiedenti asilo, alcuni avevano già ottenuto la protezione umanitaria piuttosto che l'asilo, occupano questa struttura. Molti di loro avevano transitato o vissuto per un certo periodo all'interno del MOI, un'occupazione cittadina che si trovava a Lingotto, e per rispondere in qualche modo allo stato di sovraffollamento di quella struttura, un gruppo di persone, accompagnato e supportato da il Comitato di Solidarietà con i Profughi e i Rifugiati, occupa questa palazzina. Questa casa avrà una storia diversa da quella di altre occupazioni, a partire dal fatto che la congregazione religiosa che è proprietaria dello stabile, i missionari di Nostra Signora della Salette, in accordo con la Caritas e con l'Ufficio Pastorale Migranti, decidono da subito di non sgomberare le persone che hanno occupato questo spazio, e anzi di attivare un processo per permettere alle persone che hanno occupato la casa di rimanere nello stabile e di ottenere in questo stabile una residenza a tutti gli effetti. Si attiva quindi un processo di concertazione su come gestire questa situazione e si viene fondata un'associazione che si chiama Insieme per Accogliere, votata proprio alla gestione dello stabile, che identificherà nei mesi dopo l'occupazione un gruppo di architette, che è Architetti Senza Frontiere, e una cooperativa sociale, che è la cooperativa Orso, per iniziare lavori di ristrutturazione e per pensare insieme agli abitanti e agli attivisti che avevano supportato l'occupazione che modello di gestione mettere in piedi per la vita di questo spazio. L'anno in cui ho iniziato il lavoro in questa casa era il 2017 ed era un anno che seguiva un po' gli anni in cui abbiamo visto in Italia il boom degli sbarchi, con tutte le retoriche di spettacolarizzazione degli sbarchi e retoriche dell'invasione che hanno accompagnato questi sbarchi. Ma in quegli anni iniziavano anche a uscire dai progetti di accoglienza le persone che erano arrivate negli anni del 2010-2011, e quindi
quindi non solo aumentava la presenza di richiedenti asilo nel nostro paese, ma si iniziavano a vedere gli effetti all'uscita di questi progetti di accoglienza, gli effetti in termini di non autonomia abitativa e lavorativa che spesso le persone si portavano dietro all'uscita dei progetti. Le occupazioni abitative che sono nate in città sono proprio figlie di questa situazione. Le persone uscivano da progetti che non erano riusciti, diciamo, nel compito dell'accompagnamento all'autonomia delle persone, e le persone si trovavano di fatto prive di un posto dove stare. Tramite l'occupazione, in qualche modo, soggetti con caratteristiche simili e con problematiche simili si costituiscono, diventano un soggetto collettivo che porta un'istanza, che porta una richiesta alla città, e proprio nella forza di questo soggetto collettivo diventano interlocutori con la città. Se pensiamo al concetto di convivenza come un concetto che ha a che vedere con la relazione, con l'interesse reciproco, con il mutuo costituirsi di soggetti diversi, credo che l'esperienza che è stata fatta in questo spazio possa essere letta con questa lente della convivenza sotto diversi punti di vista. Se pensiamo appunto al momento dell'occupazione e a cosa è seguito dopo l'occupazione, ci sono almeno tre aspetti che meritano di essere menzionati. Penso a come sono stati gestiti i lavori di ristrutturazione che sono stati fatti in questo spazio, che sono stati fatti cercando di coinvolgere il più possibile, laddove le norme lo prevedevano, gli abitanti, muovendosi un po' verso l'ideale dell'autocostruzione, anche come ideale che in qualche modo ha a che vedere con la appropriazione degli spazi da parte delle persone che lo lavorano in qualche modo. È stato studiato dalle architette che hanno lavorato in questo spazio un sistema complesso dal punto di vista normativo che ha permesso di fatto di realizzare un cantiere abitato, cioè mentre i lavori di ristrutturazione andavano avanti, questo spazio continuava a essere abitato. Altri aspetti che proprio nella genesi della storia di questo spazio mostrano appunto questa propensione all'apertura e alla riformulazione di sistemi nuovi e innovativi è ad esempio appunto quello della categoria giuridica che a questo spazio è stata assegnata, che è una categoria giuridica nuova che emerge proprio negli interstizi normativi per rispecchiare il progetto che in questo spazio si voleva mettere in piedi, un progetto che voleva essere in contrapposizione con le esperienze che molte di queste delle persone che qui erano approdate avevano vissuto nell'accoglienza. Quindi le richieste che le persone portavano e che i soggetti che lavoravano qui hanno voluto accogliere erano ad esempio una richiesta di non avere un tempo massimo di permanenza e che quindi le uscite dovevano essere determinate dal percorso di ogni singolo soggetto e non da dei tempi prestabiliti dall'alto. Ovviamente c'era la richiesta di non essere sgomberati e di avere degli spazi dove le persone potessero vivere a un costo limitato. Oggi questo posto rappresenta una casa per circa 80 persone. Si tratta nella maggior parte di uomini soli o senza famiglia o con una famiglia nel paese di origine. C'è solamente una donna e un nucleo familiare, mentre appunto per tutto il resto la casa è popolata da uomini. Ovviamente questi uomini hanno molti aspetti in comune, ma hanno anche molte differenze, perché ci sono ovviamente differenze di età, ci sono persone giovani e persone meno giovani, ci sono differenze in termini di provenienza, molti arrivano da diversi paesi africani, ma ci sono anche persone che arrivano dal Bangladesh, una persona di origine marocchina, un etiope, e ci sono anche differenze in termini di percorso migratorio e status giuridico, perché ci sono persone che hanno affrontato un percorso
che oggi verrebbe chiamato cosiddetto percorso da migrante economico, ci sono persone, la maggior parte, che invece hanno vissuto il percorso della richiesta di asilo. Molti di loro hanno ottenuto un permesso umanitario, altri hanno ottenuto il diritto di asilo e molti hanno in comune appunto il fatto di essere passati nel sistema di accoglienza. Quello che invece mette insieme appunto tutte queste persone nella loro eterogeneità è quella di condividere, di aver condiviso in un certo momento della storia della loro vita una condizione di precarietà abitativa che è stato il movente appunto per l'occupazione. Il nodo della precarietà abitativa è un nodo che tutt'oggi rimane un nodo fortemente problematico del sistema dell'accoglienza nel nostro paese, perché molte persone escono dai progetti e non hanno la forza economica o lavorativa di affrontare ciò che il mercato degli affitti richiede loro. Altre persone invece va constatato che nonostante abbiano le caratteristiche e la forza economica di sostenere ad esempio un affitto anche condiviso sul libero mercato, molto spesso incontrano altri ostacoli che non gli permettono di accedere a una abitazione. Questi problemi fanno sì che il nodo dell'abitare per la popolazione migrante e forse per una popolazione vulnerabile e precaria in senso lato debba essere oggi guardato con lo sguardo rivolto verso potenziali risposte, anche dal mio punto di vista pensando a delle forme di abitare nuove, innovative, che rispondano ai bisogni di una popolazione specifica. Il mio lavoro di ricerca in questo spazio è costituito in diverse azioni. Innanzitutto ho un po' ricostruito la storia di questa casa, sia raccogliendone i documenti, le documentazioni, i progetti scritti, e sia raccogliendo soprattutto i racconti degli abitanti e delle persone che in vario spazio, con vari ruoli hanno popolato questo spazio. In secondo luogo ho cercato di partecipare il più possibile attivamente alla vita della casa, no? Realizzando quell'ideale metodologico dell'osservazione partecipante che è la caratteristica della disciplina dell'antropologia, quindi cercando di stare il più possibile in questo spazio, sia in momenti in cui avvenivano delle cose, quindi le riunioni di piano piuttosto che le riunioni di tutta la casa, quindi momenti più tra virgolette ufficiali, ma anche nella quotidianità. Questo mi ha permesso anche di entrare in contatto, in relazione, in una maniera lenta, con rispetto, come dire, dei tempi dell'incontro, entrare appunto in contatto con un grande numero di abitanti, e con alcuni di loro ho effettuato delle interviste narrative molto, molto libere, che avevano un po' l'obiettivo di indagare quelle che si chiamano carriere abitative, quindi indagare appunto nel percorso della vita di ognuno quali sono stati gli spazi abitati in contesto italiano. È rilevante sicuramente notare, proprio per quanto riguarda l'idea di carriere abitative, che sono poche le persone che abitano in questo spazio che avevano acquisito un'autonomia abitativa e che poi per motivi vari l'hanno persa, mentre la stragrande maggioranza delle persone che abita qui non ha acquisito un'autonomia abitativa, nel senso che non ha avuto, dopo l'uscita dei progetti di accoglienza, una casa vera e propria, tra virgolette, no? Come strettamente intesa, come ce la immaginiamo noi, quindi un appartamento in affitto che sia in autonomia o in condivisione. Molti di loro all'uscita dei progetti hanno avuto esperienze di abitare informale, che può significare in occupazioni piuttosto che in accampamenti informali, che come sappiamo si costituiscono soprattutto in quelle zone dove i migranti si spostano per il lavoro stagionale. Molti hanno avuto periodi di
sono stati ospiti da varie da persone, amici o connazionali, altri si sono spostati per periodi più o meno lunghi sia in Italia che in altri contesti senza appunto avere un luogo stabile a cui fare ritorno, e da molti anni a questa parte questa casa rappresenta per molti di loro il primo approdo stabile che, con seppur ha delle caratteristiche peculiari, comunque possono chiamare casa. Altro aspetto della ricerca, questo indagato non tanto con le interviste ma più con l'osservazione, con il fatto stesso di stare in un contesto e osservare, era l'obiettivo di indagare un po' quelli che sono gli usi di questo spazio. L'idea è che appunto la casa è stata occupata, è stata ristrutturata, ma quali sono gli usi che le persone ne fanno? Questa domanda, dal mio punto di vista di ricercatrice, si collegava a quelle che possiamo chiamare le funzioni sociali che questo spazio ricopre. Le funzioni sociali di questo spazio sono molte e diverse, diversificate. Sicuramente va menzionata la rilevanza di essere uno spazio che favorisce l'incontro tra persone che condividono delle problematiche, che condividono delle lingue, che condividono degli aspetti del loro percorso migratorio, e che quindi proprio in questa condivisione di problematiche, di lingue, possono scambiarsi delle informazioni, ma è anche uno spazio che prevede l'incontro con soggetti diversi da chi ci abita. Questo spazio è popolato appunto dagli operatori di una cooperativa sociale a cui le persone si possono rivolgere, ma è popolato anche da volontari che seguono diversi aspetti della vita di questa casa e a cui i soggetti si possono rivolgere per come dire, domande, richieste di aiuto o anche solo per relazioni di affetto e amicali. Quindi uno spazio come questo favorisce e in qualche modo incrementa le reti sociali dei migranti. Un'altra funzione sociale che questo spazio ricopre è proprio quella della casa intesa anche come rifugio, un porto sicuro dove stare, anche per persone che hanno una posizione nel mercato del lavoro precaria o discontinua o vulnerabile. Molte delle persone che sono uscite dai progetti di accoglienza negli ultimi anni hanno un percorso lungo di ricerca di lavoro, ci impiegano molto tempo prima di trovare un lavoro che possa dare una stabilità per accedere a appunto un affitto. Questo tempo lungo è spesso occupato dalle persone non in una condizione di staticità, ma è occupato dalle persone con molte attività lavorative. Il mercato stagionale, le persone si muovono in Italia, si muovono all'estero, le attività informali, le persone raccolgono e rivendono oggetti, spediscono oggetti verso l'Africa, piuttosto che lavori in nero, perché ci sono ovviamente anche quelli, e forme di lavoro come il tirocini e altre forme di lavoro che fanno parte dei loro percorsi formativi. Tutte queste caratteristiche, tutti questi aspetti lavorativi ovviamente fanno sì che le persone si possano mantenere, ma non avrebbero le credenziali sufficienti appunto per accedere a una casa sul libero mercato. Quindi l'idea di avere uno spazio che permette anche una vita dignitosa in una condizione di lavoro precario è sicuramente una delle funzioni di questo spazio. Funzione che questo spazio svolge sicuramente in primo luogo per gli abitanti, ma spesso anche per una cerchia di persone che sta intorno agli abitanti. Il regolamento interno della casa prevede infatti che la figura dell'ospite temporaneo. Molto spesso chi abita qui ha amici che magari risiedono all'estero, che devono tornare in Italia per periodi più o meno brevi, ad esempio per il rinnovo dei documenti, pratica che
negli ultimi anni, proprio per il rallentamento di tutta una serie di procedure, può richiedere anche molto tempo, e quindi questa casa ha rappresentato un rifugio e un posto dove stare anche per una rete di amicizie delle persone che abitano qui. Rete di amicizie che molto spesso usa questo spazio anche semplicemente come deposito sicuro per degli oggetti. Le persone si muovono, le persone migranti si muovono molto appunto sul territorio nazionale ed europeo, e spesso il semplice fatto di avere un posto dove lasciare le proprie cose è di per sé un valore. Ho in mente stanze di persone che abitano in questa casa dove sono tenute da parte le valigie di connazionali o amici che stanno facendo magari la stagione di raccolte in altri paesi europei, e che poi prevedono comunque di tornare in Italia. Non penso che ci siano delle esperienze che possono essere considerate in senso stretto dei modelli per altre esperienze. La storia di questo luogo è sicuramente una storia particolare, di un posto che ha potuto crearsi in questo modo proprio per le caratteristiche di quello spazio, per i soggetti che sono stati intorno a questo spazio, e quindi in quanto tale credo che non sarebbe ripetibile. Ma credo che guardando questa esperienza si possano trarre delle conclusioni, delle riflessioni che possono avere una qualche validità generale rispetto al momento storico che stiamo vivendo. Io credo che l'esperienza della Salette dimostri quanto in questo momento storico sia urgente e necessario pensare e formulare delle alternative abitative per popolazione straniera, ma non solo, che si trova in condizioni di fragilità abitativa. Penso che l'esperienza della Salette metta anche in luce come la dimensione della casa, intesa come normalmente viene intesa, come un alloggio in affitto per sé o per un piccolo gruppo di persone, sia solo una delle possibilità abitative e non necessariamente sia la migliore o quella che più si adatta a fasi di un percorso migratorio. I percorsi migratori hanno una loro processualità, in questa loro processualità cambiano i bisogni delle persone, e oltre che cambiano le loro risorse. Quindi penso che questa esperienza ci insegni che lo sforzo di pensare una risposta a bisogni abitativi diversi da quelli comunemente intesi e anche una risposta che possa funzionare per un certo periodo del percorso migratorio delle persone, per poi lasciare spazio ad altro, sia qualcosa che in questa fase storica è quanto più necessario.